fermare qui a Nardò negli ultimi anni, dove avremo sicuramente gente motivata, giovani, che ci consentono appunto quello che abbiamo in testa, che è un proseguio progettuale, gente che eventualmente possa condividere con noi diversi anni di esperienza senza ogni anno andare poi a smobilitare una squadra e a rifondarla da capo. È una cosa che non vogliamo assolutamente fare. E niente, vi crediamo e vi chiediamo di starci vicino per quello che è possibile, per quello che la città di Nardò sa fare. L'entusiasmo che abbiamo noi, dell'esperienza dell'anno scorso, della salvezza del copertino, che cosa stiamo portando quest'anno? Sicuramente ci portiamo dei ragazzi importanti, innanzitutto quello. Adesso ci siamo concentrati nello specifico su dei ragazzi, su degli under. Ci porteremo dei ragazzi che hanno avuto già delle esperienze come under, secondo me abbastanza importanti. Qualche, tra virgolette, anziano ce lo porteremo dietro. Ci portiamo un'esperienza comunque positiva, perché è il mio primo anno dopo l'esperienza calcistica, quindi ci porteremo dietro un proseguio di progetto che avevamo iniziato col presidente Famuti, improntato sul settore giovanile e sulla valorizzazione comunque dei ragazzi. Certo, insieme con dei senior esperti cercheremo di fare un mix importante tra esperienza e gioventù. Il campionato di eccellenza ci impone, certo, la legge dei tre under. Su 11, tre under sono già tre undicesimi dei tasselli importanti che devi mettere in campo. Cercheremo di dare al mister delle scelte in modo, partita per partita, come ama fare, scegliere gli under giusti anche in base agli avversari, in base a come ha intenzione a livello tattico di schierare la squadra. A livello tattico, com'è una squadra di Mosca tipica? Allora, sicuramente un calcio propositivo, un gioco d'attacco che faccia divertire, speriamo faccia divertire la gente, ovviamente non gli avversari. No, gli avversari no, comunque la base è un 4-2-3-1 con tre attaccanti e una mezza punta. Poi ovviamente dipende anche, poi può diventare un 4-3-3, può diventare un 3-4-1-2, dipende dall'avversario, dal risultato del momento, per cui ho bisogno di giocatori che possono, polivalenti, possono magari adattarsi a diversi moduli e magari in partita in corsa possiamo cambiare qualcosa. Mister, quest'anno il campionato sarà 16 squadre. Per adesso sì, per adesso. Aspettiamo prima la Serie C. Però insomma già più o meno un'idea di questo organigramma dell'eccellenza più o meno già c'è. Lei che idea si è fatta del prossimo campionato, che dovrà affrontare ex nuovo, su una panchina nuova, una piazza nuova? L'idea, ci saranno sicuramente quelle 3-4 squadre che punteranno a vincere il campionato, ma tutti gli anni ci sono quelle 4-5 squadre che partono subito con ambizione. Ovviamente poi ci sono quelle che poi a metà campionato smantellano perché non riescono a sopportare le spese, ci sono quelle che magari poi dopo alcune partite vedono che non arrivano i risultati e cominciano a smantellare, per cui cioè le squadre ci sono, noi dobbiamo fare un lavoro serio che non vada per i prossimi mesi, nei prossimi anni, per cui già creare un'ossatura che ci consenta di tenerli con noi qualche anno questi ragazzi, per cui devono essere, cioè, qualche puntello di esperienza importante e poi supportato da ragazzi, insomma, che possono rimanere con noi diversi anni. La domanda ai preparatori atletici, questo ritorno a Nardò. La parola io, insomma. Ritorno a Nardò ricco di emozioni, insomma, non neghiamo il fatto che comunque questa piazza ci ha lasciato dei ricordi indescrivibili, ecco. Sono stati degli anni belli, importanti, e quindi quando c'è stata proposta, insomma, a me ad Antonio l'ipotesi e l'idea quindi di un ritorno. È chiaro che obiettivamente il cuor nostro non ci abbiamo pensato due volte. Poi il progetto, voglio dire, l'hanno appena detto il mister, l'ha elencato un attimino il presidente, il direttore. In passato avete già lavorato col mister Mosca? Con il mister Mosca mai, però l'abbiamo sempre seguito. L'abbiamo sempre seguito perché anche i calciatori, che abbiamo un buon rapporto, voglio dire, ci hanno tutti parlato molto, molto bene di lui, del modo di fare, il fatto che sia una persona molto diretta, quindi alla fine questo a noi piace e gratifica.
al DS Orallo, a quando le prime ufficializzazioni? I primi nomi nero su bianco. Vedremo settimana prossima. Comunque la nostra speranza è prima di iniziare la stagione ufficialmente di avere comunque la rosa già al completo, se non tutta, almeno per quindi diciamo parte. Già c'è un'idea portata avanti che lo abbiamo detto adesso, l'idea è quella, comunque 5-6 puntelli importanti che possano garantirci un futuro e intorno insomma tipo gente, antico che abbiamo visto gente di categoria adesso è un grande antico il custode prima di tutto è un tifoso di questa squadra, quindi adesso è un amico, è venuto a salutarci con il mister, ha già giocato no, mister, avete giocato insieme oppure lo hai allenato? Non è tanto vecchio adesso, l'ho avuto come calciatore, come capitano a Mantua. Ma la cosa che ti posso dire, Marcello, è quella che comunque porteremo gente motivata, abbiamo già comunque abbastanza le idee chiare su questo. E chi parla? Gente che riterremo opportuno portare, gente da Nardò. Ecco, questo momento. Questo passaggio, gente da Nardò, non di Nardò. Gente siccome ultimamente si parla molto di gente di Nardò, soprattutto quello che è. È chiaro che quelli avrebbero una marcia in più, no? Se la gente di Nardò è da Nardò, ben venga. Se sceglieremo gente di Nardò, sceglieremo gente che al di là del fatto che è di Nardò comunque ha delle capacità, anche se fossimo, non lo so, dicendo a Supersano, comunque la porteremo ugualmente perché poi a maggior ragione se sono di Nardò credo che avranno una motivazione in più, perché oltre ad essere giocatori saranno anche sostenitori. Comunque i nomi che circolano, stiamo vedendo molti giocatori di esperienza, ma giocatori emergenti di questo campionato, al di là degli juniores e gli under, sì. Giocatori emergenti di questi campionati, promozione, emergenti, eccellenza. Emergenti, che lo dice il campo, sì. Lo dice il cognome. Giovani che magari possono imporsi. Ce ne saranno. Noi stiamo facendo una rosa di 8-9 under che siano 19 possibilmente titolari. Di questi, ahimè, tre sono costretti a giocare però. Costretti, per male. Comunque l'indirizzo che dobbiamo dare è divertirci, farli divertire, però l'obiettivo deve essere quello di vincere. Questo è scontato, non dobbiamo, come dice qualcuno prima, far divertire gli avversari. Chiaramente qui ci sono pure altri obiettivi che la società si deve dare, no? Cioè veniamo di rivalutazione, certo, del territorio e dei giocatori. Rivalutazione anche del dare e dare una base, cancellare determinate buone che allora ci stiamo dire. Ci stiamo ci potete, no? Perché purtroppo nuova con la possibilità pure che si stiano costruendo delle basi che sono importanti, come dice il mister, le fondamenta servono su tutto nella società, certo. Perché se le fondamenta stanno nella società, perché il nome di Nardò non ha perso quota soltanto sul terreno di gioco ma anche fuori, questo è il problema. Purtroppo Nardò è Nardò e nella provincia sapete meglio di me, dopo Lecce si può parlare solamente di Nardò. Stavo dicendo purtroppo non tutto dipende da noi, anche perché noi ci stiamo mettendo il nostro e stiamo già lavorando. Oggi è partito ufficialmente, diciamo lo staff è partito ufficialmente oggi, ma noi stiamo lavorando da mesi e fra questo lavoro che stiamo facendo purtroppo non dipende solo da noi, ma ci sono anche delle altre componenti esterne che dobbiamo, ahimè, dire che c'è anche un po' di ritardo in questo, però ci stiamo lavorando sopra. Noi stiamo attenti, stiamo monitorando tutte le altre componenti giorno per giorno, ora per ora. Si sta riferendo alla questione dello stadio? Anche la questione dello stadio, perché per noi è fondamentale, ve l'avevamo detto fase di presentazione, ve lo ribadiamo adesso. Non è che noi abbiamo massima fiducia nelle istituzioni, nelle promesse che ci hanno pubblicamente esposto anche a voi, però io sono abituato, se non invece il bianco sul nero, perciò io spero che questo accada nel più breve tempo possibile, anche perché noi ci dobbiamo organizzare per il ritiro, abbiamo contatti per fare quello che è il nostro progetto, perciò quando vai a parlare con le persone purtroppo devi fare i fatti, non puoi soltanto stare con le parole.